Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questi tre kit di carte che trovate nel mio negozio Creations Candida su Etsy, che sono state messe già da un po' nel negozio, ma non ho ancora avuto modo di utilizzare e di presentare. Sono tre kit distinti perché vedete hanno tre tonalità di colori diversi, quindi verde, bordeaux e blu. Sono fondamentalmente uguali con qualche particolare. Io ora ve li faccio vedere nel dettaglio, così avete un attimino idea di quello che eventualmente potete realizzare con questi kit. Partiamo dal kit Fantasy Blu, che è questo. Allora, la prima pagina è quella che differisce da tutti e tre i kit perché ho voluto fare dei disegni diversi sullo stesso sfondo, dove appunto cambia il colore, ma su questa pagina vedrete che ci sono dei disegni diversi. Poi ve li farò vedere tutti e tre insieme, così vedrete bene le differenze. Abbiamo 8 fogli in questo kit, quindi ve li faccio vedere uno per uno. C'è questa pagina decorata con queste rose. Poi ho due pagine con questi sfondi. Allora, questo nel particolare ha le righe, però adesso tra le righe si vedono questi mandala molto delicati, che però adesso in telecamera non so se si vedono bene, ma comunque risaltano molto sulle righe. Poi ho una carta di questo tipo, anche qua abbiamo sempre le basi sono il blu e questo avorio molto chiaro. Qua ci sono in trasparenza, si vede del giornale, adesso probabilmente non riesco a farvelo vedere bene, forse così sì. Abbiamo un'altra carta con una decorazione delle rose, che è questa, con una scritta centrale e con uno sfondo molto delicato, più chiara. Ho cercato di fare qualche foglio più scuro e qualche foglio più chiaro da abbinare. Qui abbiamo di nuovo uno sfondo chiaro, una base chiara con questo disegno e con queste gocce, con questi spruzzi. Anche qui ci sono delle scritte. Cerco di mettervele a fuoco, ecco esattamente, perché altrimenti non così con la carta più da lontano non si notano. Idem in questa carta. Anche qua si vedono dei particolari che, esatto, ve la metto più vicino per riuscire a farvele vedere anche queste righe che ci sono all'interno della carta. Questa che ha questo disegno che ritroviamo in tutti e tre i pacchetti perché mi piaceva tantissimo, su questa base con questi disegni molto grandi, sono dei disegni un po' damascati. E in ultimo questo con uno sfondo blu con i pois, queste macchie, e anche qua c'è molto. Ci sono molti particolari che si vedono meglio avendo proprio la carta così sotto mano, però cerco di farvela vedere attraverso la telecamera. E questi sono gli 8 fogli del pacchetto blu. Ora passiamo al pacchetto bordeaux. Questo è il primo foglio, che come vi dicevo ha una base simile a quello del foglio blu, ma i fiori in questo caso sono diversi. Poi abbiamo le altre carte, ve le faccio vedere più velocemente perché tanto le avete già viste nella versione blu, quindi non sto di nuovo a farvi vedere tutti i particolari perché ve li ho già fatti vedere nell'altra versione. In questo caso cambiano i colori, il colore di l'avorio è sempre lo stesso, mentre il colore predominante, in questo caso è il bordeaux, cambia ed ha un aspetto diciamo diverso alle carte perché dipende un po' da come uno le vuole utilizzare. Quindi abbiamo questa con i pois.
stampate, viste da vicino, vi assicuro che sono molto più particolari di come possono sembrare così nel video. Questa è quella che vi dicevo con il fiore, sulla base bordeaux, e queste sono le mie righe con i mandala. E in ultimo il pacchetto verde. Il verde mi ha richiamato le foglie, quindi ho voluto in questo mettere delle foglie anziché i fiori che ho usato negli altri pacchetti. Qua ci sono anche degli spruzzi di colore verde più scuro. E poi abbiamo le nostre carte. Ve le avvicino un attimino così vi faccio rimettere a fuoco di nuovo i particolari delle scritte. Le righe con i mandala, che chiaramente si vedono più o meno a seconda del colore, nel blu per esempio, che è un colore più scuro, risaltano un po' di più, invece questa rimane un pochino più delicata, perché i toni del verde sono più soft, quindi si amalgamano di più con il beige. Per quello vi dicevo, dipende un po' da quello che uno ha in mente di realizzare. Questa è la carta con i pois. La carta damascata con le scritte del giornale che si intravedono sopra il beige. E questa è la nostra carta con il fiore su questo disegno così particolare. In ultimo, questo damascato più semplice. Ora, come ultima cosa, vi voglio far vedere, come vi avevo detto prima, i tre fogli, che sono i fogli che differenziano i tre kit, a parte il colore chiaramente, ma sono diversi, così ve li faccio vedere insieme. Ok, sono questi, quindi vedete che abbiamo il fiore rosa, le rose e le foglie. Però così avete un'idea delle tre carte diverse, ma quelli che sono i colori che caratterizzano il kit. Non sono ancora riuscita a realizzare alcun progetto con queste carte, perché finite le vacanze di Natale in cui ho avuto più tempo e finalmente sono riuscita a fare un paio di tutorial un pochino più impegnativi, perché vi assicuro che, ma tanto è inutile che ve lo dico perché immagino che voi siate nella mia stessa situazione, ma tra la casa, il lavoro, il disegnare le carte, insomma sono veramente presa, quindi mi diventa veramente difficile fare tutto, sono sempre più impegnato, sempre più cose da fare e quindi vi assicuro che è molto difficile. Quindi ci tenevo però a presentare queste carte perché già da un po' che le ho messe nel negozio, ma non ero ancora riuscita a farvele vedere. Dopodiché ringrazio già chi sulla fiducia le ha acquistate e sicuramente vedrò dei bellissimi lavori, probabilmente ancora prima di iniziare a fare qualcosa io, e perché no, magari prenderò anch'io spunto dai vostri che sono sempre più belli, sempre più precisi e sono bellissimi, e questo mi rende veramente tanto orgogliosa, ve lo dico sempre ma non mi stancherò mai di dirvelo. E, detto questo, non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona settimana e come al solito non mi resta che dirvi buona creatività e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!